Oggi è sabato 11 luglio 2015 e siamo alla 7ª edizione del Festival di Fisarmonicisti. 12 ore live, dalle 11 alle 23 in piazzale Segantini ad Arco. Si esibiscono solisti e gruppi importanti come il Quartetto Vittoria, Gabriella Gatti, il duo Daniele e Matteo, l'associazione Zampognaro Lagaro e il mitico Carl. Chiudono la manifestazione il gruppo giovanile diretto dal maestro Stefano Pezzato e l'orchestra di Fisarmoniche Città di Arco diretta dal maestro Marco Craziola. Vi lascio ora all'ascolto di questi bravissimi artisti.
Bravissimi questi due giovani artisti, anche se disturbati dal vento che faceva volare i loro spartiti. E adesso arriva un altro gruppo e sono gli Ensemble Vittoria di Trento. Ascoltiamo. Bella manifestazione. E volevo subito ringraziare e salutare tutti gli amici fisarmonicisti che hanno suonato prima, davvero bravissimi tutti quanti, perché è proprio una bella cosa vedervi suonare. E noi siamo l'Ensemble Vittoria, siamo di Trento e questa sera vi facciamo ascoltare alcune cosette di vario tipo. Questo era un tango, uno dei primi che Astor Piazzolla scrisse ancora nella prima parte della sua opera, diciamo, compositiva, si chiamava Preparensi. Personalmente mi piace davvero tanto il loro stile, intercalato anche da questo tipo effetto tamburo. Bravi, bravi davvero. Suite di quattro, sono tratti da melodie popolari che poi abbiamo cercato di riarrangiare in un modo, speriamo vi siano piaciuti. Tra l'altro sono inseriti questi due brani, come altri che ascoltiamo tra poco, il prossimo in particolare, anche in un nostro nuovo lavoro. Abbiamo appena pubblicato un disco, il secondo, in marzo, e se ne avete voglia lo trovate disponibile nel nostro piccolo punto insieme al CD dell'orchestra. Ensemble Vittoria, musica come passione di vita per questo gruppo di fisarmonicisti. Fisarmonica come strumento principe per trasmettere emozioni.
L'ensemble Vittoria affronta un repertorio vario e originale di compositori classici come Bach, Vivaldi, Tchaikovsky, Mozart e contemporanei come Piazzolla. Il gruppo è molto attento allo sviluppo tecnico-estetico della fisarmonica ed è capace di esprimere sonorità particolarissime e avanzate. Ha iniziato la sua attività concertistica nel 1996. Le apparizioni e affermazioni in rassegne e concorsi a livello nazionale e internazionale sono state plurime. Nel 2004 esce il primo CD, Arlecchinate, mentre il secondo CD esce a marzo 2015. I componenti del gruppo sono Andrea Bampi, Stefano Bragagna, Michelangelo Felicetti e Matteo Paoli. E voglio ringraziare di nuovo tutta l'organizzazione, anche Città di Arco, che mi ha dato questa possibilità di venire a suonare per voi. E con l'ultimo brano vi faccio auguri per tutta l'estate,
buona estate e buon divertimento, e spero che l'Italia si rialza di nuovo, perché così, così anche io ritorno in vostro paese. Grazie a tutti. Davanti le ragazze della sezione giovanile, dove siete ragazze? Fatevi vedere, perché sono arrivate questa mattina alle 10 e hanno incominciato a imbottire 150 panini e poi sono andate avanti tutto il giorno a darci una mano. Grazie ragazze, siete il nostro futuro, grazie mille. E poi grazie alle nostre autorità, al nostro sindaco Alessandro Betta, al nostro assessore alla cultura Stefano Miori, a Carlo Pederniata, che ha una nomina fissa, non solo è assessore alla cultura della comunità di Vale, ma da stamattina è anche il nuovo vicepresidente, quindi un grosso applauso. E poi anche a Luca Giuliani. Ascoltiamo adesso il gruppo giovanile diretto dal maestro Stefano Pezzato. Questo strumento, accompagnati da un pianoforte e da una batteria. La sessione giovanile è diretta dal maestro Stefano Pezzato. Nel seguito della serata ci sarà spazio anche per le presentazioni dei membri di questa giovane orchestra. Dopo questa breve presentazione, lasciamo stare le parole e cominciamo con la musica. Il primo brano in programma è una famosissima marcia, che è stata la sigla di un famosissimo cartone animato. Sì, quel cartone animato che sicuramente tutti avete visto, in cui il protagonista è tutto nero con delle grandi orecchie. Fin da subito, questo brano è stato suonato da moltissimi gruppi e, come nel nostro caso, da famosissime orchestre. Ecco per voi la marcia di Topolino! Thank you.
molto orecchiabile. Conquistò fin da subito un vasto numero di ascoltatori. Scritto da Vittorio Mascheroni nel 1929, vi presentiamo il tango della gelosia. Manifestazione delle fisarmoniche è finita, torniamo a casa. Ciao ciao da Bonnie. Ciao ciao.